settore dell'economia verde, oppure un'imprenditorialità particolarmente attenta ai temi sociali, ai giovani, alle donne, ecco, all'inclusione. Quindi mi fa molto piacere che l'Unione Italiana abbia recepito queste nuove indicazioni e abbia deciso di intitolare questi premi seguendo questi criteri. In questo settore, come in tutti gli altri, ma in particolare in questo settore, l'Unione Italiana ha il pieno sostegno della rete diplomatico-consolare in Croazia, del Consolato Generale e dell'Ambasciata, perché il successo degli imprenditori italiani sul territorio significa rafforzare il radicamento della comunità nazionale italiana nel suo territorio di insediamento storico. In Croazia hanno sede, come sapete benissimo, oltre al Consolato Generale e all'Ambasciata a Zagabria, anche la Camera di Commercio Italo-Croata a Zagabria e l'agenzia ICE, che naturalmente hanno una missione e obiettivi diversi, ma sono due realtà con cui invito l'Unione Italiana e anche il mondo imprenditoriale dell'italianità autoctona a collaborare, perché i nostri obiettivi sono, se non proprio esattamente gli stessi, sono analoghi, ecco. E quindi, insomma, è davvero, ancora una volta, congratulazioni agli imprenditori, congratulazioni all'Unione Italiana.